Pippo Baudo, la foto in carrozzina alimenta le indiscrezioni sulla sua salute. Come sta veramente il nome di Pippo Baudo è legato indissolubilmente alla storia della televisione. Ad 88 anni, il conduttore conduce una vita lontana dai riflettori. Da anni evita di partecipare ad eventi pubblici e celebrazioni. Venerdì 27 settembre 2024, il presentatore siciliano ha fatto però un'eccezione. Si è presentato infatti alla festa per i 90 anni di Pier Francesco Pingitore, suo grande amico e ideatore del bagaglino. Pippo Baudo. La foto in carrozzina alimenta le indiscrezioni sulla sua salute. Come sta veramente? La presenza di Pippo Baudo al party organizzato per il compleanno di Pier Francesco Pingitore è stata immortalata da uno scatto. La foto ha preoccupato parecchi dal momento che il conduttore è apparso in sedia a rotelle, circondato da tutti i protagonisti del bagaglino. Tanti fan infatti si chiedono quali siano le reali condizioni di salute di Pippo Baudo. Perché il volto storico della Rai ha bisogno della carrozzina per muoversi oggi? Pippo Baudo in sedia a rotelle, la foto diventa virale, come sta? Le voci di una presunta malattia di Baudo si sono rincorse negli anni, soprattutto perché lui ha scelto di centellinare le sue presenze ad eventi pubblici e televisivi. Lo scorso maggio, si diffusero notizie su gravi malattie e problemi cardiaci, prontamente smentite dal diretto interessato. Sto benissimo, dichiarò all'ANSA, chiarendo di essersi recato in ospedale per un problema al ginocchio che gli impediva di camminare correttamente. Come sta dunque oggi? In che condizioni versa? Come sta Pippo Baudo? Parlano gli amici. La foto alla festa di Pingitore desta però preoccupazione. Gli acciacchi dell'età ci sono. È evidente dall'immagine che ha fatto il giro dei social che Pippo Baudo non sia in perfetta forma fisica. Tuttavia, come confermano gli amici, di testa e di spirito sta una meraviglia. Alla festa di Pingitore, organizzata da Maurizio Martufello, Baudo è apparso sorridente, cordiale ed elegante, sebbene in sedia a rotelle. Il festeggiato ha voluto rassicurare tutti. Pippo si è divertito, è stato bene, è stata una giornata molto bella. Anche la showgirl Valeria Marini, presente all'evento, che si è trovata spesso in passato a lavorare con Pippo Baudo, si è detta ottimista. L'ho trovato bene, molto meglio dell'ultima volta che l'avevo visto. Sono sicura che tornerà in ottima forma. Recentemente il conduttore aveva partecipato ai festeggiamenti dei 70 anni della TV italiana. Nel marzo scorso, si vociferava di un suo possibile ritorno in televisione. Durante una puntata di Domenica in, Michele Guardi propose a Pippo Baudo di curare una rubrica sulla storia della televisione italiana al programma I Fatti Vostri. Il conduttore rispose: possiamo pensarci, accendendo una speranza nei cuori dei fan di rivederlo sul piccolo schermo. A gennaio 2024, Baudo ha partecipato ai festeggiamenti per i 70 anni della TV italiana, collegato da casa con una scenografia di Telegatti dietro di lui. Ospite di Carlo Conti, il presentatore aveva ricordato i suoi trionfi con ironia, riservando una battuta ad Amadeus, oggi passato al canale 9. Io ho fatto 13 Sanremo, ha ancora tanta strada da fare.